Please raise their hand. Those against. Abstention. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as resolution 27-28-2024. To a deal for an immediate ceasefire with the release of all hostages, but we're not there yet. Now let's be clear. A ceasefire could have come about months ago if Hamas had been willing to release hostages. Months ago. Instead, Hamas continues to stand in the way of peace, to throw up roadblocks, cower in tunnels beneath Gaza cities and behind under civilian infrastructure and hide among the civilian population. So today my ask to members of this council and to member states in every region of the world is this. Speak out and demand unequivocally that Hamas accepts the deal on the table. This crisis is not over, alas, and our council will have to remain mobilized and immediately get back to work. It will have to, following Ramadan, which finishes in 2 weeks, it will have to establish a permanent ceasefire. It will need to strive to see the recovery and stabilization of Gaza. Care colleghe e cari colleghi, ricordiamo oggi, a distanza di 80 anni, con immutata commozione, le vittime dell'eccidio che il 24 marzo 1944 si consumò alle Fosse Ardeatine. Quel giorno 335 innocenti vennero ferocemente trucidati dalla violenza nazifascista. Le persone uccise erano detenuti politici, civili e militari, ma anche comuni cittadini di qualsiasi età e religione. Grazie, signor Presidente, per comunicare che il primo marzo scorso si è spento a Roma all'età di 86 anni Ennio Calabria, che è uno dei maggiori artisti del secondo Novecento, a cui desidero rendere omaggio. Pittore geniale, intellettuale illuminato e generoso, è stato un attento interprete delle realtà, dei suoi dinamismi e mutamenti, che ha testimoniato con un instancabile e appassionato impegno culturale e sociale, fino ad essere considerato un protagonista della necessità di prendere posizione in difesa dell'umano, di cui la sua arte è stata espressione potente e unica. Nella sua lunga attività artistica ha partecipato a importanti rassegne nazionali e internazionali, come la Quadriennale di Roma e la Biennale di Venezia, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. La sua ultima indimenticabile antologica del 2018 nel Museo di Palazzo Cipolla a Roma, promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro. Alla famiglia e ai suoi cari le sentite condoglianze. Grazie onorevole Lenin per questo ricordo. Signor Presidente, signor Sindaco, illustri ospiti, l'Ottocento da cui da noi per fortuna progetto della passione di molti tradizionisti. Grazie.